Carrozzeria con struttura super leggera, siamo lì a numero 115, davvero un pezzo di storia. Danussi Fiat 500 Sport. Danussi era un meccanico padovano che realizzò queste vetture, ne realizzò diverse con quasi 1100, Lancia Leo, quello quasi 500. Questa è carrozzata da tutto membrane 1001, questa Cis Italia 202. Ci abbiamo provato purtroppo nel 1948 da Mille Miglia. Questa vettura chiamasse semplicemente 202 Spider 1000 Miglia, ma in realtà si chiama Italia Nuvolari, perché nel 1948 la presenda Nuvolari con questa vettura di soli 1100 cm cubici rischiò di vincere la 1000 Miglia con una prova di gran cuore. Il vantaggio poi purtroppo sui rettilinei da Torino a Brescia fu superato dall'altro numero di Biondetti con cilindrata quasi tripla, era una 2009. Numero 122, una DB con motore Citroën. Generalmente la DB utilizzava i motori Panhard, in questo caso il motore è decisamente più potente di questa struttura. La vettura che ha corso moltissimo in Francia e ha corso anche alla 24 ore di Le Mans, ha distruggato la 1000 miglia nel 1950. Tra l'altro Serbia, Fiat 1100 coloniale, in realtà è l'ante signata della Jeep. Questo è il grande capolavoro di Vincenzo Lancia, numero 104, Lancia Aprilia, prima serie, 1350, la riconosciamo per la splendida forma, vettura con carrozzeria portante, davvero uno dei grandi capolavori, elegantissimo in questo tono di nero con interni grigi. Lui è uno dei grandi giornalisti americani dell'autodepo, anche un blogger, insomma un grandissimo appassionato. Lui c'era le scatole perché mi sono impegnato con l'audio. Sono troppo eccitante di essere qui in Italia ancora per la 1000 miglia. Grazie. Grazie a te, ciao.